Siamo a continuare la storia della Osa Saronno, già Atletica Saronno, già SAF Saronno, già Olimpia Saronno, che quest'anno compie 60 anni. Data di nascita 1954 per merito di Ceriani Francesco, quest'anno 19 di ottobre festeggiamo 60 anni. Siamo con Luciano Porro, che innanzitutto è il sindaco di Saronno, ma in questo momento, in questa veste, è un ex atleta, uno dei tanti ex atleti di questa società. Luciano, una prima presentazione della tua veste di ex atleta. Grazie della domanda, anche perché è stato uno dei momenti più belli, più forti della mia vita giovanile, quella di praticare lo sport e l'atletica leggera a Saronno, in un ambiente sano, in un ambiente stimolante che mi ha dato tanto e mi ha consentito poi di avvicinarmi all'atletica anche a livello agonistico, e devo dire che qualche risultato l'abbiamo pure ottenuto. In particolare ho cominciato a 13 anni più o meno, frequentavo le scuole medie. Poi, siccome questa è una storia complicata, ci serve una data di nascita, 1900. Sì. Quando io ho iniziato... Di nascita, no? Quando sei nato? 16 gennaio 1956. Ok, quindi prime... 1969. Sì. E lì ho iniziato appunto un po' frequentando il campo, le piste, le pedane, gli allenamenti, tanti e tanta fatica, ma che è tanto bello stare insieme agli altri, imparare le regole dell'atletica, imparare le regole dello stare insieme. Io che venivo dal laboratorio di Via Legnani, quindi già, devo dire, ero addetto a queste cose, me le portavo dietro, ma lì c'è stato proprio lo spirito, poi anche la verba agonistica. E all'inizio un po' tutte le discipline, quindi dal salto in lungo, salto in alto, la velocità, il mezzo fondo, e piano piano, come sempre avviene, uno si specializza, e c'è stata un po' l'intuizione dei miei allenatori di allora, in particolare ho avuto il professor Cesari, io ricordo si diceva Cesari, il quale ad un certo punto ebbe questa intuizione e mi disse: Luciano, sui 400 piani sei chiuso a livello nazionale, qui dobbiamo fare un salto di qualità. E allora, detto fatto, dai piani passai agli ostacoli. Gli ostacoli, 400 ostacoli, 400 H, sono una bella gara, faticosa, ma che dà tanto entusiasmo. Devo dire che mi sono avvicinato a questa disciplina, ho imparato anche la tecnica degli ostacoli, devo dire, senza eccessiva fatica, e quindi ho poi continuato, in particolare sui 400 H, e devo dire anche con qualche bel risultato. A livello locale primeggiavo, a livello provinciale anche, il mio risultato migliore è stato un secondo posto ai campionati regionali che si sono svolti l'ultima domenica di maggio del 1973, quindi avevo 17 anni, era una domenica di sole. Ed eri allievo? Ero allievo, categoria allieva, avevo quindi 17 anni, e la finale dei 400 H regionali allievi a Milano, all'Arena di Milano, arriva il secondo, pertanto così, da quello che mi batté, che era un certo Ghisellini della Riccardi Milano. Io arrivo al secondo, ci fossero stati 3 metri ancora avrei vinto io, perché ero proprio in recupero. Mi ricordo che all'uscita dall'ultima curva, entrando nel rettilineo d'arrivo, avevo almeno 3 metri di distacco. In 100 metri ho recuperato quel ritardo e ero proprio in recupero. Fossero stati altri 3 metri, sarebbero stati sufficienti, l'avrei battuto. Beh, questo ha fatto sì che la nazionale mi chiamò e per i collegiali di atletica a Belluno, per cui nel mese di luglio, questo era il 30 maggio del 1973, mi chiamò, mi convocò per la nazionale allievi, e andammo questi 10 giorni in quel di Belluno a fare gli allenamenti. Immagino. Eravamo lì un sacco di ragazzi provenienti dal nord Italia, invece quelli del centro-sud andavano a Cava dei Tirreni. Noi del centro-nord andammo appunto a Belluno, e insieme a me per il 400 H mi ricordo che c'era questo Ghisellini della Riccardi di Milano, c'era uno dell'Assi Giglio Rossi di Firenze e uno del Cus Padova.
Eravamo noi quattro, avevamo più o meno la stessa età, centro-nord Italia, e facevamo gli allenamenti sia al mattino che al pomeriggio per i 400 ostacoli. È stata una cosa faticosissima, perché davvero ci hanno maltrattato, nel senso buono del termine, e però è stata un'esperienza forte. Eravamo centinaia di atleti provenienti un po' da tutto il centro-nord Italia, e questa è stata una delle esperienze migliori. Dopodiché ci fu il campionato allievi nazionale, dove lì purtroppo nella fase delle batterie ottenni il tempo che non mi consentì di entrare nella finale dei primi, e feci la finale dei secondi, si diceva così, e vinsi la finale dei secondi. Succede anche adesso, la finale dei secondi. Purtroppo è stata un po' una debacle, diciamo così. Però in quell'occasione della finale dei campionati regionali ottenni il mio record personale, 55,6, gli ostacoli erano per 76 centimetri, si dice gli ostacoli bassi, e comunque quella prestazione fu il mio record personale, e a livello nazionale in quell'anno quella prestazione mi consentì di classificarmi non sulla pista della finale degli italiani, ma come tempo, era il terzo tempo italiano, quindi posso dire di essere stato in quell'anno il massimo della mia prestazione, secondo in regione, terzo in Italia come tempi, ed è una bella soddisfazione, insomma, sicuramente, da tramandare ai posteri, e ero Libertas Saronno in quel momento. Atletica Libertas Saronno. Maglia bianca con la banda azzurra. Allenatore? Cesari. Sempre Cesari. Sempre Cesari, sì. E da junior? E da junior mi sono fermato, questa è stata una... E adesso bisogna spiegarla. Perché... Sennò... Allora, purtroppo quando si è giovani si fanno delle scelte e poi dopo uno ci pensa e dice accidenti se avessi continuato, no? Ho fatto la preparazione invernale, e durante la preparazione invernale a un certo punto io frequentavo il liceo scientifico, il mitico G.B. Rassi, avevo gli studi in liceo, avevo l'oratorio dove ero impegnato tantissimo, facevo l'educatore all'oratorio, avevo gli allenamenti, mi portavano via un sacco di tempo, fatto sta che in quella preparazione invernale mi venne una bronchitaccia e la mia mamma disse come fai a fare tutto? C'è la scuola, c'è l'oratorio, adesso c'è anche la bronchite, proprio così, no? Scegli. E io rimasi fermo un mese perché proprio non ce la facevo, ero scoppiato, i dottori di allora mi consigliavano un periodo di riposo, e a un certo punto poi dopo presi questa decisione, adesso col senno di poi devo dire che è stata una decisione sbagliata, perché insomma promettevo bene. E una bronchite da medico puoi dire non succedeva niente. Ma se tornassi indietro probabilmente non farei più quella scelta, continuerei, anche perché appunto promettevo bene, tant'è vero che gli allora allenatori mi fecero una cappa tante per dire no, non puoi piantare lì tu, no, così prometti, hai le qualità per andare avanti, ma fu una decisione ferma e non ci fu niente da fare, e smisi, ecco. Appesi le scarpette chiodate al chiodo, e devo dire che purtroppo fu una scelta che adesso probabilmente non rifarei. Cioè avrei, adesso se dovessi scegliere continuerei a fare atletica. Per cui fu una breve parentesi, non fu lunghissima. Poi mi dedicai ad altre cose e vabbè, insomma. No, ci arriviamo dopo. Rimaniamo nell'atletica. Quindi tu hai sicuramente un ricordo di Dozio. Felice Dozio, sì, che allora era... Ti sfruttiamo. Felice questa... Dozio era il giudice delle gare, ma era anche l'accompagnatore, il dirigente, il confidente, una persona che vedevo sulle piste, sulle pedane, sul campo di allenamento, in palestra, lui, la moglie, e quindi mi ricordo quei tempi. E Felice Dozio... La mitica signora? Sabadè. Non era la moglie, per quello che ti ho fermato, No. Perché come c'era Felice Dozio, c'era la Salvadè. La signora Salvadè era la segretaria, ma non era la moglie di Dozio. La signora Dozio era una signora molto umile, molto schiva, che non frequentava l'ambiente, giusto? Invece c'era la segretaria, appunto, la Salvadè. C'era anche la figlia della Salvadè, poi c'era un sacco di persone che ancora oggi ricordo, che vedo. La Luigia Morandi, l'Angelo Morandi, no?
e poi è un bel ambiente. E lì ho conosciuto tante persone che erano mie coetanee oppure che avevano qualche anno in meno o qualche anno in più, non soltanto gli allenatori, proprio gli atleti. Ecco, poi abbiamo girato un po' l'Italia perché abbiamo frequentato le piste, le pedane di un po' tutta Italia. Mi ricordo avevo partecipato insieme ad altri due saronnesi che erano il Gianvito Giannelli e l'Angelo Lupi ai campionati nazionali di Octathlon a Formia, anche lì, cosa fantastica. Penso che arrivavamo come squadra secondi e lì l'Octathlon andava dai 110 ostacoli ai 1000 metri, al salto in alto, salto in alto con l'asta, cose inenarrabili devo dire, e ottenemmo una buona prestazione di squadra. Poi in qualche specialità più, qualche meno, ci siamo fatti valere. Io ricordo che in quell'occasione feci il miglior tempo sui 1000 metri, un 2:47.1, ce l'ho ancora qui in mente, era stata la migliore prestazione sui 1000 metri e fu anche la mia prestazione sui 1000 metri migliore. Risulta chiaro ed evidente che Luciano Porro ha un bellissimo ricordo della atletica leggera, questo viene fuori dalle parole, dai ricordi. Poi vedo praticato anche il calcio, il basket, la pallavolo. Ecco, queste sono state un po' le discipline. Quindi se dovessi dire perché devi fare atletica, qualcuno non ha i problemi. Lo dico da persona che ha frequentato l'ambiente, lo dico da uomo, lo dico da medico. Il praticare uno sport, e in questo caso in particolare, ma lo dico davvero, che l'atletica leggera è sicuramente una disciplina fantastica che avvicina un po' e prepara un po', se si vuole, anche per altri sport, e poi si combatte, ci cimenta da soli, ma anche poi si partecipa alle staffette, si vive l'ambiente del campo, le trasferte, lo stare insieme, si imparano le regole. Lo sport è bello, io dico lo sport è utile, indispensabile. Io ho avuto poi anche dei figli e ho dei figli che hanno praticato sport, chi il calcio, chi come mia figlia ancora adesso la ginnastica artistica, la Corias. Praticare sport è importante e l'atletica leggera poi ancora adesso quando la guardo in televisione o dal vivo sugli spalti di uno stadio, anche a Saronno quando ci sono le competizioni, magari non so, le finali di categoria allo stadio di Saronno, perché comunque allo stadio di Saronno si organizzano anche queste belle competizioni, devo dire che è sempre entusiasmante. Vi posso dire una cosa, un'esperienza che ho vissuto come spettatore, anzi due, una dal vivo, ed era una gara degli 800 metri piani all'Arena di Milano in notturna, c'era Marcello Fiasconaro, quando ottenne il record mondiale c'era tutta la gente in piedi sugli spalti dell'Arena di Milano una sera, credo che fosse il mese di luglio, tutta la gente che applaudiva, che gridava, che incitava, io ero lì. No, uno dice c'ero anch'io quando Marcello Fiasconaro, mitico Fiasconaro, ecco, ottenne il record del mondo degli 800 metri piani. Oppure da casa, quando il nostro, l'allora punta di diamante dei 400 ostacoli italiani, era il Fabrizio Mori, vinse anche lì i campionati del mondo a Siviglia. Io ero in casa con i miei figli e stavo seguendo e Mori era indietro. Ad un certo punto era forse al quint'ultimo ostacolo e disse ai miei figli: vince, ma non era primo, era secondo o terzo, ma stava recuperando. Ora ricordavo quando io, no, avevo recuperato la finale dei 400 H all'Arena di Milano in quella domenica di maggio, vince lui, quando poi effettivamente vinse, salì sul tavolo ed esultai come se fossi stato io, no? È una cosa che ti prende, che ti entusiasma. Allora, si fa tanta fatica perché lo sport è anche fatica, perché ci sono gli allenamenti più volte alla settimana, pur avendo anche tutte le altre cose, appunto la scuola, io avevo anche l'oratorio dedicato, facevo anche teatro, per cui c'era veramente da fare tante cose, poi uno fa le scelte, io feci la scelta che vi ho descritto,
ma è davvero al di là della fatica, ti aiuta proprio a rispettare le regole, a imparare a crescere insieme agli altri. Posso dire, nella vita, lo dico col senno di poi, mi ha insegnato tanto a superare gli ostacoli. Concludiamo questa intervista, ma concludiamo questa intervista con il sindaco Luciano Porro, perché, come dire, oggi la funzione In che questo ricopri momento. è quella del sindaco. E nei 60 anni dell'Atletica Saronno, che vogliono dire 1954, c'era una pista e c'era un Era campo, battuta. no, un momento, era in cenere, perché era cenere risultante dagli altoforni delle locali industrie, e il resto dell'anello erano San Carlini e Ghiaia. Questo era il 1954. Nel 1975 la terra rossa, che fu messa attorno al 62-63, venne sostituita dal primo manto sintetico. Nel 1999 fu messo l'attuale manto in materiale della Mondo, dello Sportflex. E, come Il dire, famoso tartan. il famoso tartan, diciamo, quello che è stato il manto di tutte le ultime grandi manifestazioni. Sono passati 15 anni e sicuramente il manto potrebbe aver bisogno di una revisione importante. Tu, e a questo punto la domanda è al sindaco, dentro il bilancio comunale, dentro le previsioni possibili, secondo te è tempo ed è possibile pensare che una pista di atletica possa essere rifatta a Saronno? Allora, di questa questione ho già avuto modo di parlare con i responsabili della OSA Saronno, che sono venuti a trovarmi proprio qui, in questo ambiente, 15 giorni fa. E devo dire che ne abbiamo parlato con realismo, perché non c'è bisogno che il sindaco vi spieghi quali siano le situazioni in cui versano i comuni italiani, non il comune di Saronno, i comuni italiani. È questione quindi di fare anche delle scelte. Noi sappiamo che lo stadio Biffi Genetti di Via Biffi ha bisogno di manutenzioni, non solamente per la pista e per le pedane di atletica leggera, anche per lo stadio, e c'è da mettere lì qualche centinaio di migliaia di euro. Per quanto riguarda il rifacimento delle piste e delle pedane, c'è un budget che mi è già stato presentato a voce, che è abbastanza importante. Allora io dico, è necessario perché sono passati 15 anni e la pista e le pedane hanno subito i torti del tempo, e quindi l'usura, Aggiungo, i l'utilizzo. torti del tempo è un grande utilizzo. Certo, l'utilizzo che se ne fa, perché si continuano a calcare le pedane sia per gli allenamenti, le pedane e le piste, sia per gli allenamenti che per le competizioni agonistiche sportive che vengono organizzate dalla OSA Saronno, e quindi c'è necessità di rimetterci mano, che vuol dire sostituzione completa. Allora io ho chiesto di avere un progetto scritto, e so che loro si sono già indirizzati in questa direzione appunto, e stanno raccogliendo dei preventivi, hanno già avuto degli incontri, hanno già, quindi sono già sulla strada giusta, e ho chiesto loro di farci avere proprio questi preventivi per capire come muoverci. Dopodiché io penso che sarà necessario inevitabilmente ricorrere, se possibile, al credito sportivo, che mette a disposizione risorse anche importanti, per capire se si può fare solo con i finanziamenti del credito sportivo, se l'amministrazione comunale debba metterci del proprio. È chiaro che questo verrà fatto per il bilancio a venire, quindi non quello del 2014, non se ne può fare niente a questo punto, ma potrebbe essere inserito nel bilancio 2015 o con nel bilanci successivi. È chiaro che la pista e le pedane, se si mette in mano, si fanno tutti in una volta. Non si può farlo a pezzettini, a lotti. La pista è quella, e la pista deve essere tolta e sostituita immediatamente tutta. Ecco, quindi dobbiamo capire quanto è l'importo, quanto
l'amministrazione comunale debba compartecipare a questo importo e decidere se metterlo a bilancio nel 2015 o negli anni successivi. Io credo che questo sia il ragionamento che debba essere fatto. L'importo non è piccolo, certo, perché potrebbe essere, a seconda del materiale che si utilizza e quindi anche della ditta che fornisce questo materiale, dell'impresa che poi lo va a posare, un importo che potrebbe anche aggirarsi intorno ai 500.000 euro. La cifra di questo ordine di idee, io devo dire da sindaco che le priorità per un'amministrazione comunale in questi anni, soprattutto negli ultimi due, sono state le priorità quelle di dedicare risorse, le poche che abbiamo a disposizione, alla manutenzione importante degli edifici scolastici e degli stabili comunali. Strade, marciapiedi, vedete anche voi, si riesce a fare quello che si riesce a fare ogni anno, qualche cosa, ma non quello che invece meriterebbero e sarebbe necessario fare. Questo non è per una mancanza di volontà, è proprio perché le risorse non ci sono. Lo dico da sindaco, proprio sabato, 3 giorni fa, ho partecipato all'assemblea regionale dell'ANCI, Associazione Nazionale dei Comuni, a Milano. C'erano centinaia di sindaci, c'erano amministratori importanti, c'era anche il governatore della regione Lombardia e il presidente ANCI nazionale, Piero Fassino. E devo dire che anche in quell'occasione è emersa proprio questa difficoltà che i comuni oggi hanno nel far fronte alle tante necessità. I problemi sono tanti, le risorse purtroppo non sono sufficienti per fare tutto quello che sarebbe necessario. Allora, concludendo, io credo di poter dire che lo stadio, non solo le piste, ma lo stadio abbia la necessità di un maquillage e dobbiamo cercare di capire quali sono i lavori necessari e indispensabili. Sicuramente il primo lavoro da farsi è la creazione di 2 accessi separati, questo vale per il calcio soprattutto, per i tifosi locali e per gli ospiti, e questo già comporta, questa creazione di accessi separati, circa 100.000 euro di investimento. Dopodiché c'è il problema degli impianti di illuminazione e altre cose che riguardano gli spogliatoi, che riguardano il tunnel che passa sotto la pista, che dagli spogliatoi del calcio va poi nel campo di calcio. E arriviamo adesso anche al rifacimento delle piste e delle pedane. Dobbiamo capire quali siano le priorità e poi dettarci i tempi, darci i tempi. Sa da fare sicuramente, perché lo stadio del calcio e dell'atletica Biffi Gianetti, Colombo Gianetti in via Biffi, lo stadio è Colombo Gianetti, prima ho sbagliato, ho detto Biffi, ma è Colombo Gianetti in via Biffi a Saronno, che è comunque ancora utilizzato sia dal calcio, ci sta giocando la Robur, sia dall'atletica, devo dire che sono situazioni che meritano attenzione. E se teniamo presente che l'atletica oggi, l'OSA Saronno, organizza non solo gli allenamenti per i 400 o più atleti, ma organizza competizioni, manifestazioni sportive a livello nazionale, questo vuol dire che è una società dell'elite nazionale. E teniamo presente che vicino, proprio adiacente alle piste e alle pedane dello stadio, c'è la pista indoor, c'è il palazzetto dello sport, la pista indoor che è la più grande, la migliore, forse l'unica del nord Italia. Sì, e allora se mettiamo insieme queste due situazioni, la pista indoor, palazzetto, Dozio, Felice Dozio, e le piste e le pedane dell'atletica dello stadio, credo che si debba cercare, anche andando proprio tra le gambe del diavolo, come si suol dire, a trovare le risorse. Il credito sportivo da una parte, non so se anche l'Unione Europea può mettere a disposizione qualche finanziamento, ci si può provare, l'amministrazione può tentare di fare la sua parte con le risorse che abbiamo oggi a disposizione. È sicuramente una realtà che va appoggiata, favorita, perché non tanto perché c'è Luciano Aceti e ci sono i suoi collaboratori o c'è stato Luciano Poro che ha militato nelle fila dell'Atletica Savonese, ma perché ci sono stati in questi anni migliaia di atleti, ci sono tuttora centinaia e centinaia di atleti che si cimentano in questa disciplina sportiva che è un po' la regina, si dice, dello sport.
quando si fanno le Olimpiadi, l'atletica leggera è sicuramente la vicina di tanti sport. Grazie, grazie al sindaco. Grazie a voi, io devo dire grazie a quello che l'atletica mi ha consentito di ottenere e mi ha aiutato anche nella vita, e grazie a tutti i dirigenti, gli accompagnatori, i tanti saronnesi che in questi anni, già ai miei tempi, e hanno continuato a dedicare tempo, energie in maniera assolutamente volontaria, perché sono mossi proprio dall'amore e dalla passione per lo sport, in questo caso dell'atletica leggera. Grazie a tutti. Grazie Luciano.